tanto da fare per portare questa io chiamo battaglia a favore delle donne, soprattutto nelle scuole. E anche quest'anno è indetto un concorso per i migliori insegnanti e per il migliore tema e forse qualche altra cosa. Grazie Alfio, io un saluto caloroso a tutti i presenti e un ringraziamento a questi organizzatori di una mostra che secondo me è veramente fantastica. Io dico sempre che la magia più bella della natura, qual è? La donna. Ecco perché 6 anni fa come assessore, ma sempre sono inserita come responsabile della pubblica istruzione e collaboro con il comune, con l'assessore Sementilli, ho istituzionalizzato un concorso bellissimo, La donna come essenza della scrittura, quindi sul femminicidio, che si divide in 4 sezioni, composizione scritta, lettere, poesia e cartellonistica. La commissione che è presieduta da Alfio, che comunque è il nostro punto di riferimento in campo artistico e culturale ormai a Frosinone, Alfio, ti ringrazio per tutto quello che stai facendo. Ci siamo riuniti quindi come commissione 10 giorni fa, abbiamo deciso i migliori alunni che saranno premiati lunedì 14. Andremo direttamente negli istituti comprensivi che hanno partecipato e quindi sarà un momento veramente di confronto e di condivisione su questo che è ormai una piaga sociale che sta aumentando a vista d'occhio. Quindi io voglio veramente ringraziare tutti quanti e anche il liceo artistico, gli alunni, alcuni sono stati miei alunni della scuola media, li ho incontrati, alunni, quindi io ho collaborato spesso con il liceo artistico per presentazioni di libri, anche eventi musicali e quindi veramente complimenti a questi ragazzi e al corpo docente e al dirigente scolastico che fate di questo istituto una scuola di all'avanguardia. Grazie a tutti quanti, grazie. Io vorrei ricordare anche un'altra istituzione che è quella delle donne in vetrina, le donne la violenza in vetrina nei grandi negozi di Frosinone, che ha avuto anche quest'anno un grande successo. Grazie. Siamo quasi unici in Italia a fare questa mani. La violenza in vetrina è molto importante, siamo quasi unici in Italia a farlo. Io 6 anni fa mi venne in mente questo evento, cioè in pratica le vetrine che abbelliscono di manichini, slogan, cartellonistica sulla violenza contro le donne per sensibilizzare i passanti su questo che è un problema così grave e così doloroso. Quindi veramente fai bene, perché lo so che è una manifestazione che hai nel cuore tu, Alfio, bravo. Grazie veramente.